Se uso le cure, il video finisce. Oddio, sarà impossibile. Signore! Pa. Non so perché avevo in mente la canzone di John Cena, ma comunque. Allora, nuova challenge, non posso usare le cure e siamo un po' fregati, anche perché le cure sono fondamentali. Io non le posso usare, io subisco tanti danni e quindi finirà molto presto. Detto ciò, stavo pensando di bypassare, di... come posso dirlo in modo normale che tutti possano capire, di raggirare questa challenge facendo le arene, ovvero che, come ben sapete, se uccidi qualcuno in arena guadagni vita. Potevo farlo, però ho pensato, guarda, già sono malato, già in arena c'è gente decisamente devastante, quindi anche no, grazie. Quindi ho pensato di farci le partite normali. Ora, sono sceso a sabbie sudate perché c'è solo una persona e soprattutto perché voglio far durare il video più di 30 secondi. È vero, potremmo morirci tranquillamente anche solo con una persona, però io sono confident delle mie abilità, davvero, davvero più che vera, non so perché ho detto vera, anche se sono un uomo, vi prego, credetemi, sono un uomo, non vi sto nascondendo niente, ma comunque, dicevo, non vorrei morirci subito, in caso magari, se vi va, se ci muoio subito come un animale, potrei farci una seconda partita, tanto alla fine non succede niente. Ora, lì ci sono dei proiettili, me li prendirei tranquillamente e abbiamo visto un tipo. Gli avrei potuto sparare in realtà. Che poi, stavo pensando, per cure si intende... No, please! E che fai? Non ce lo facciamo il secondo tentativo? Dai, questo qui c'aveva tutta la skin devastante. Mica questa qui la sblocchi... Cioè, questa skin modifica... Secondo tentativo, dai. Ci siamo. Secondo tentativo. Non è un problema fare un secondo tentativo. E chissà, magari ci scappa il terzo. Ma comunque, concentriamoci su questa partita. Io direi di andarcene in un posto, come dico sempre, non troppo affollato, ma neanche troppo spoglio di persone. Borgo Bislacco credo sia pienissimo, però ormai ci stiamo buttando, la levetta non si ferma e quindi ci andiamo. Ora, ho anche messo la mia skin preferita, quindi incrociamo le dita, ti prego gioco, facci vincere, o meglio facci fare qualcosa. Che poi dicevo prima di morire, per cure intendete tipo Band e Medikit o anche le pozze, le pozzette? Non lo sapremo mai perché ormai la challenge è iniziata, me lo saprete dire a fine registrazione. Fatto sta che sono ormai atterrato. Allora, io userei solo le bende e i medikit. Dai, facciamo tutto, così la rendiamo più difficile. Ma sì, dai, addio pozze scudo, mi siete sempre state utili. Allora, quindi, dato che ora la challenge è diventata del tutto impossibile, dobbiamo inventarci qualcosa per vincere, perché con 100 di vita non andremo lontani. Guardate quante cose che sto trovando. Oh, non le trovo mai le pozzette all'inizio. Una volta che mi servono. Vabbè, fatemi dare un'occhiatina in giro, anche perché tra l'altro non c'ho il pompa. Sì, lì c'è gente. Vorrei lootarmi prima un'altra armetta e poi andare a pushare di cattiveria. 100 di vita, ci moriamo. Allora facciamo così, dai, ci diamo 3 tentativi, così almeno non la finiamo subito. 3, che è il numero perfetto, così diceva Dante nella sua Divina Commedia. E quindi, perché andare contro Dante? Seguiamo le sue regole e diamoci un massimo di 3 tentativi. Ora, uno l'avevamo già usato, ce ne rimangono 2. Allora proviamo a tirargli un paio di sgranelle. Non fuori, grazie. Ok. Ok, non sono servito a niente. Ok, ok. Oh, pompa. Perfetto, perfetto. Allora, carichiamolo un attimo. Devo pure tossire. E mentre tossisco mi pushano, perfetto. Dai, che quello è stupido. Questo è stupido. Più o meno. Molto più o meno. Ok, non è troppo stupido. Però non ha tanta vita. Neanche noi. Però lui forse ne ha di meno, non lo sapremo mai. Perfetto. Quei 70 di vita non ce li ridarà nessuno, ve lo dico. Dai, ci hanno pure rubato la kill. Ci hanno rubato la kill. Non lo so, non saprei come agire perché ho 30 di vita, 0 cure e un pompa verde. Siamo fottuti. Sto qua, gioca solo in casa, cioè... Dillo che sei uno schifoso. Dillo. No, ma io ti lascio lì, Io ti lascio lì. Non mi interessa, però lo voglio colpire un po'. No! Terzo tentativo e ultimo.
Dai, abbiamo fatto schifo, siamo morti due volte subito. Signore! Signore! Lasciate un mi piace sulla fiducia. Terzo e ultimo tentativo che sarà fallimentare. Darei la colpa alla malattia perché sono un po' malato raffreddato, ma non ci sono scuse. Ultimo tentativo, ce ne andiamo a parco, così almeno moriamo subito, tranquillamente, per far vedere che non c'è due senza tre. La gente c'è, ovviamente. Faccio un bel tris... Dai, oddio, quanti però? Quanti? Cioè, quanti? Ok che la gente c'è, però un attimino di meno non è che mi farebbe schifo. Io direi di andarci... Potremmo andarcene giù nel bunker, ma... Non ho molta voglia. Ci ha lootato la casa, perfetto. Ce ne andiamo giù nel bunker, no! No, ti prego! Ok. Ti prego. Ah, già che non possiamo curarci. Ah, medikit, ok. Ok, e ora come me la gestisco? Allora, dove ci buttiamo? La concludiamo nell'agenzia, così alla caniscazzum. Sperando di non morirci subito, ma hey, ci moriremo subito. Palese. Allora, l'obiettivo è quello di entrare nel vault, cavo, chiamatelo come volete voi, e... prenderci il possibile. Le cure non le possiamo utilizzare, ma faremo del nostro meglio. Ora c'è un botto di gente. Però no, no, ti prego. No, ho sbagliato tutto sbagliato. Bravo, ok, come se non fosse successo niente. Lì c'era una pistolina, lì sopra c'era un tipo. La pozza la tengo per non darla agli altri, ma non possiamo utilizzarla. Ci prendiamo pure la pistolina. Ok, e pompa qui, questo qui, e io direi di lasciare qui la pozza, tiriamola per far vedere che siamo persone cattive. Riusciremo a farla una kill, ma una che sia una? Oh, questo è un tipo vero, questo è un bambino vero, come direbbe Pinocchio. No, questo è un bambino poco vero, molto poco vero. Sono in una situazione scomodissima. Ok, dammi lo scher. Guarda la gente che si cura, io non posso fare niente. Ma intanto, no, ti prego, no! Stavamo andando così bene. Basta, signori, abbandoniamo, torniamo alla lobby. Non usare le cure è impossibile. Tra l'altro, io l'ho anche messa a mo' di scudini. Non so perché ho fatto così, però l'ho messa a mo' di scudini, quindi l'ho resa ancora più impossibile. E... diciamo che mi sono meritato la sigla della outro, quindi, signori, è stato un onore, ma purtroppo, sigla.